Cosa c'è che proprio non va in questa riforma della scuola? La Costituzione dice che bisogna finanziare le scuole pubbliche, poi se tutte le scuole pubbliche sono state finanziate e hanno risolto i loro problemi si può andare incontro alle scuole private. Qui si sta facendo il contrario, si toglie al pubblico per dare al privato. Noi difendiamo il ruolo della scuola pubblica per tutti e questo deve essere chiaro per Renzi, che la scuola non si può vendere. Io sono un docente di terza fascia, abbiamo accesso anche alle cattedre di sostegno, per cui abbiamo tutte le mansioni degli altri docenti di ruolo. Inspiegabilmente non veniamo più ritenuti idonei, nonostante ci sono persone che hanno 7, 8, 10 anni e anche di più di servizio. Noi dobbiamo semplicemente aspettare un concorso quando sarà istituito. Dobbiamo prima abilitarci perché 8 anni di servizio per loro non sono abilitanti. Il Premier e il Governo sostengono che nessuno come loro ha investito sulla scuola. Cosa c'è però che non va in questa riforma? Perché la protesta continua? Sono anni che lavoriamo su posti vacanti. Allora la domanda che pongo al Premier è proprio questa. Vorrei sapere, mentre io prendo un incarico annuale su posto vacante, il mio collega in GAE o non c'è o il mio posto non lo vuole. Io faccio la supplenza di me stessa da anni, sono stanca e sono stanca anche di non dare continuità didattica ai miei alunni ogni anno. Vogliamo essere noi per primi valutati, ma quando tu me lo riduci il merito, a che cosa? Quali criteri? Non ci sono contenuti, anzi no, mi correggo, ci sono contenuti, ma contenuti che attaccano la democrazia, la libertà di insegnamento, perché quando mi viene in classe un dirigente mi dice: che cosa stai facendo? Non hai fatto la sottrazione, magari ho un metodo di lavoro dove lavoro per concetti, lei mi dica, devo stare zitta e fare queste cose. E ricordo che l'attacco non è da oggi, ma da anni, dove vengono i bambini con difficoltà, vengono ormai basta con queste sigle, vengono tutti in un calderone, tutti siglati. Lavoriamo con gli insegnanti di sostegno, siamo una figura diversa, noi lavoriamo soprattutto per l'inclusione e per l'autonomia, quindi facilitiamo i rapporti tra i ragazzi all'interno della classe, lavoriamo in rete, quindi con le famiglie, con gli insegnanti di sostegno, con i curriculari, siamo complementari ma non siamo gli insegnanti di sostegno e vorremmo però che questa cosa fosse riconosciuta, anche perché noi la legge 104 parla proprio del diritto dei ragazzi a frequentare la scuola e senza di noi questa cosa non sarebbe possibile, visto che comunque gli insegnanti di sostegno hanno un tot di ore, tutto il resto del tempo i ragazzi non potrebbero frequentare perché hanno disabilità molto gravi ragazzi, per cui vorremmo essere riconosciuti anche noi e siamo qui di supporto comunque al decreto perché comunque abbiamo vissuto i disagi che questa cosa sta creando tra gli insegnanti con cui noi collaboriamo quotidianamente e pensiamo che questo sia l'ennesimo comunque attacco alla scuola pubblica, forse il più grave degli ultimi anni. Andrebbe studiato bene l'impianto e quello che non ci è stato dato modo di spiegare parte da quello che è sicuramente la figura, la cosa principale che è la figura del preside che ha la scelta, il potere di scelta del docente in un paese che purtroppo ha dimostrato più volte di non avere la meritocrazia alla base. La riforma della scuola riflette la concezione dello Stato e dei rapporti sociali che ha un governo. Questo è un governo che nelle ultime elezioni governa col 10% in maniera totalmente autoritaria e vuole imporre la stessa dinamica nella scuola, cioè un preside che gestisce i rapporti all'interno della scuola in maniera autoritaria e che quindi che stimola la più totale passività da parte dei docenti, un clima in un certo senso di delazione reciproca e di mancanza di collaborazione. Questo potete capire che avrà degli effetti devastanti sulla didattica perché forma delle menti abituate a subire. Proprio il disegno di legge così com'è è inaccettabile, è incostituzionale e riporta indietro la scuola pubblica italiana. Il governo deve fare una sola cosa, fare un decreto per le assunzioni in maniera tale da dare una risposta oggi al tema del precariato per il personale docente, il personale ATA e sul resto aprire una discussione larga con il mondo della scuola, con il Parlamento per andare ad un cambiamento radicale di un disegno di legge che toglie libertà, diritti, autonomia e non dà risposte oggi alla dignità del lavoro. Penso al fatto che ad esempio di contratti e contrattazione in questo disegno di legge non si parla.